Ehi la ciurma, io sono Mazzetes, ormai l'avrete capito, siamo qui per picchiare a loot con molta cattiveria. Vuoi dire che quasi quasi, ora, questi, ma facciamo una marcia forzata fino a Chinopolis. Oh, io non so se ci saranno dei barbari a breve, però non si può mai sapere. Il problema è che questa gente qua sarà... Oddio! No, scusa un attimo, hai ammazzato una persona. Chi è questa? Perché hai ucciso questa donna, Berenice Magide? La sorella del governatore dell'Alto Egitto? Ma che cavolo? Mi spiace, la metto in catene. Oh. Ha ammazzato uno così a caso. Allora, prendiamo un po' di roba. Improve opinion maximum. Ok. Monthly loyalty, ma di chi? Della gente in generale? Vada, mi piace. Change governor policy, no? Tribute income più 10%. Slave needed for surplus meno 1. Civic tech investment più 5%. Assault for defense discipline. Technology speed, monthly war exhaustion. Questo non è male, dai, vada. La città di Foinicon. Vuole costruire un grande tempio. Va bene, vada. Cammellino. Ma come sta andando qua sotto? Ancora niente di fatto. Però che qua... Com'è che... Non c'è una cosa di supply questa? È nato un figlio! Oddio, adesso ci saranno già i pretendenti e i tizi che si vogliono uccidere. Antigone era prima. Ok, quindi dovrebbe essere lei la favorita. Un accesso militare dalla Taulantia. Perché con chi sono in guerra? Scusate, Taulantia? Taulantia cara? Voi che volevamo picchiare tantissimo fino a poco fa. Con chi siete in guerra? Ma con nessuno, scusate. In guerra con la Frigia Rivolta, volete passare tramite noi? No. Ah, occhio, l'autodeclinata, va bene così. Stiamo parlando della... Non so se farò un National Population Growth. Ma io ho sempre bisogno di molto manpower, facciamo di nuovo Apollo. Com'è messo qua come situazione? Sì, vabbè, sta migliorando un po' il supply mode, però... Questo 14, 18 è... E poi mi sa che il simple terrain qua è tutto deserto. Fino a qua è tutto deserto. Poi colline e montagne, ma qua è proprio deserto, il più desertico possibile. Vabbè. Ah, questi qua che stanno andando là, ok, quelli sono... La prendono attrito qua? Ah, perché i cavalli consumano un sacco, è vero?
Allora, io nel dubbio qua sì mi le avvicino in una zona dove possibilmente ci stia abbastanza. Per il supply limit. Ah, oh, quelli stanno scendendo giù. No, hanno perso troppa gente, mi sa. Non può, ma la recupera abbastanza in fretta. Buono. Vabbè, forti. Com'è che sono messi forti? Allora, ce n'è uno là. E la loro capitale, basta. Sì, uno là è la loro capitale. Vabbè, dai, dovrebbe essere abbastanza facile. Hanno 18 coorti, no? Quindi mi conviene mandare un altro. Mi conviene mandare anche l'altra armata. Allora, andiamo a prendere con le nostre navi una delle armate di Grecia, tipo il terzo Stratos, ecco. E lo portiamo giù come difesa dei barbari, perché il primo Stratos anche dovrà andare giù sotto a occuparsi di questi. È vero che qua abbiamo delle. No, non abbiamo neanche tante di fanteria pesante. Abbiamo della light cavalry, dei cammelli, ma niente di esagerato. Shock action? No, meglio uno skirmishing. Dovrebbe andarci meglio. Ma vai in là. 20.000 sono qua, stanno andando le merci forzate. 22.000 adesso gli toglierei le merci forzate perché sennò non pigliano più le cose. E voi, oh, mi spiace ma dovete scendere anche voi fin giù. 5% di attrito, 5% di attrito. Ci dà dappertutto, ci dà un botto di attrito. Ok, no, qua no. Allora, andate fin là, poi vediamo un attimo cosa farcene. Vino da Central Delta, 9. Non è necessario. Allora, aspetta un attimo, facciamo che detach siege e gli altri li mando qua così da non prendere troppo attrito perché sennò ci perdiamo tanta di quella gente. Perché l'attrito, essendo in percentuale, ti ammazza di brutto se hai delle grandi armate. Allora, questi sono qua, carichiamoli e portiamoli giù in difesa dai barbari. Ok. Ottimo. No, niente vestiti per voi. E voi siete occupati da noi perché c'è il forte. Ma vorrei capire perché Dodecascoinos non sta mandando neanche un uomo nel mentre. Perché prendono tutto sto attrito? Per il deserto. Aspetta, qua non prendono attrito, lo rimandano. Qua ne prendono? Sì, perché più del supply e in più è deserto. 16 a posto. Ok. Devo cercare di non perdere troppo il manpower perché tutto sta tutto in quello. Dodecascoinos? Dove aveva la gente? Dodecascoinos? Ah, li aveva mandati in super combattere contro Knossos, no? Dai. Poveri cicci. Sto scendendo per l'attrito. Mi spiace, porca miseria, tutto sto attrito non ci voleva. Allora, questo cos'è? Il nostro ricercatore, questo è un figlio del ricercatore, ma mandiamo il figlio del ricercatore. Che dai, non dovrebbe essere troppo un problema. Dove ha mandato tutta la gente, sti qua a combattere? È in guerra solo con noi, no? Sì, con noi e vassalli, quindi. Boh. Vabbè, allora, noi ci teniamo questi 20.000 qua, il primo Stratos. Just in case. Allora, questi 19.000, scusatemi, non volevo tenervi là. Ma vi mando qua a.
Spero che prima devo dirgli di scendere là. Ok, se posso dirgli di andare a Besa. Oh. Questi sono tutti in forma? Sì, li avevo tenuti già in porto prima. Lascio là allora. Ok, prendiamo solo 120 di attrito. Dobbiamo recuperare degli uomini? No. Oh no, è morto il governatore della Cirenaica. Aveva qualcuno di sensato da mettere? Un magide? Ci sono le famiglie scornate, i magidi naravidi. Mettiamo questo magide, è vero che... Provo. Meglio che questo naravide. Vai tu. E magari si muore a breve, ma... Ci sono ancora i naravidi che sono un po'... ce l'hanno un po' con noi. Ah, vabbè. Non abbiamo vinto noi. Una statua di Armaio Lagide. Va bene. Saranno contenti di contemplarmi. Parapapà. Parapapà. Dai, ce la facciamo a prendere sto assedio bellamente. Livestock da Eastern Delta. Oh, stanno arrivando. Marcia forzata là. Quando arrivano? Il 28 novembre, c'è un mese. Noi quando arriviamo qua l'8 potremmo farcela. Scusa un attimo, allora. Mi hai detto Eastern Delta. E voi dei livestock? Ecco la population growth. Mi dà un bonus, datelo. Freeman promotion cost. Ma no, ma chi se ne frega il freeman promotion cost? Pam, 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 pam. Quando è che arrivano? Il 26 novembre arrivano prima degli altri, ottimo. Però tanto ormai si schianteranno contro di noi, verosimilmente. Qua non avevano neanche un generale. No, non ci sta andando benissimo, comunque. E hanno parecchia cavalleria pesante, porca miseria. Hanno la quarta cataratta. Io un po' se riusciamo a precederli. Ci sono quegli altri 6.000, porca miseria. Oh, se ci va bene, veniamo entrambi. Vinci prima che arrivano gli altri. Please. Ok. Ah no, gli altri sono... Stanno fuggendo. In retreat, ma dove stanno andando? Scusami, dove... Puoi farmi vedere dove stanno andando, per piacere? Marru, tutte e due a Marru, e ci arrivano il 25 e 27 febbraio.
Ci arriveremo un attimo dopo, ma vabbè, tanto non credo che si saranno già mossi di là. Ma perché così almeno quando finisce il mese recuperiamo un po' di manpower e di morale, perché sennò altrimenti non si recupera con le marce forzate. Ah, dove stanno andando loro? Là sotto? Stanno andando a San Cole, noi andiamo a San Cole anche. Probabilmente tornano alla loro capitale, non hanno altri forti in mezzo, quindi non dovremmo essere bloccati fin tanto che non arriviamo alla capitale. What? No, scusa, questi da dove sono apparsi? Non c'erano prima. Adesso 42 corti. Vaffanbro, adesso ci moriamo malissimo. Voi qua, in fretta direi anche. Ci ha menato per bene. Dov'è che ci manda? Fino a Baccada. Quarantadue sono tantissimi. E sono anche abbastanza forti, mi sa che avremo bisogno anche degli altri 20.000 che abbiamo mandato qua per i barbari. Oh, è un problema dover spostare tutta sta gente. Oh, navi, andate a prendere gli altri 20.000 dalla Grecia. Che tanto adesso in Grecia non mi servono, è che ci sono neanche barbari, ok, quindi ci faremo bastare quello che abbiamo. Ma ogni volta è un gran casino. Occhio, stupidi, occhio. Adesso si fanno orare in due, vuoi vedere? Ah, ok, ci devono fare su Sidone per fare creare dei casini là. Niente, mi sa che ci muoiono di brutto. Il 23 agosto noi? Potremmo ancora farcela, arriviamo a Napata il 30 luglio e il 30 agosto anche noi. Dove andate? Mannaggia, perdiamo un sacco di. Che abbia comunque sconfitto di brutto i nostri alleati, i nostri vassalli. Ok, allora questi, c'è un posto dove posso mandarli senza che pigliano troppo attrito? No. Direi di no. E allora li faccio. Quante truppe hanno loro? 42 abbiamo detto. Gli altri si saranno ripigliati nel mentre. Oh, li faccio andare avanti pian pianino allora.
La nave sarà arrivata qua. Sì. Che fregatura. Ok. Navi qua. Oh, gli altri ci arrivano in faccia, ma dice che dovremmo farcela, speriamo. Oh, gli altri prima, tra l'altro, avevano una skirmishing. Cos'è che va bene contro la skirmishing? Deception, ma il deception non va bene per noi. Facciamo una shock action. Vada. Ah no, hanno cambiato in envelopment. Ma a noi va comunque bene. No, Cribbio, ci stiamo perdendo troppi uomini, troppi uomini, troppi uomini. Dai, ma non è possibile che per questa guerra del manga dobbiamo perdere tutto il nostro esercito, tutto il nostro manpower. Cioè, posso capire la guerra contro la Frigia, ma contro lo stupido Alut qua del stupido pezzo di deserto. Qualsiasi cosa succedesse sono obbligato a ritirarli questi qua. Ma ce la facciamo a ucciderli? No, mi muoiono i miei prima. No, mi sa che perdiamo. Come dei barbari. Qua e poi glieli mando addosso. Vaffanbrodo sti barbari qua. Abbiamo perso. Non è niente buono. Vero che eravamo in inferiorità numerica, ma avevo... Cribbio, avevo 10.000 di fanteria pesante. Allora, avevo arato gli altri e no, non andava bene. Adesso ci viene la loot qua in mezzo ai piedi. Ah, ok, no, dice semplicemente che hanno pillaggiato. È finita la guerra civile in Frigia, vabbè. Peggio per noi, purtroppo. Detto questo, mi sa che ci dobbiamo salutare perché sono già passati 25 minuti. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, scrivere un commento qua sotto se per caso non l'avete già fatto. Cioè iscrivetevi se... vabbè. Ciao a tutti, buona giornata.